Buongiorno, nuova puntata di Vera Mattina. Partiamo subito dalle notizie che riguardano l'andamento della pandemia. Riaprono infatti le scuole in tutta Italia, ma con lo spettro della didattica a distanza per via dei contagi in aumento ed è polemica. E poi si parla ovviamente della campagna di vaccinazione anti-Covid che va avanti fino a 600.000. Leggiamo dalle agenzie somministrazioni al giorno, 27,7 milioni di dosi per tutto gennaio e finestre straordinarie per la vaccinazione degli over 50, ora sottoposti ad obbligo. Lo ha riferito il generale Francesco Figliuolo, che spiega la nuova strategia. Quest'oggi ovviamente ne parliamo con un esperto per capire meglio qual è l'andamento della pandemia in queste ultime settimane, che cosa dobbiamo aspettarci. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il professor Roberto Cauda, che è direttore generale malattie infettive al Gemelli. Buongiorno, buongiorno direttore. Buongiorno, grazie a voi. Allora, come valuta intanto l'andamento della curva pandemica in Italia? Chiaramente è davanti agli occhi di tutti, stiamo osservando da alcune settimane, 10 per la correttezza, un aumento progressivo dei casi di contagio e questo indubbiamente dipende. Dobbiamo fare solo una speculazione perché non abbiamo un sequenziamento così capillare come viene fatto ad esempio in altre nazioni, ma comunque in maniera sufficientemente vicina alla realtà possiamo dire che questa accelerazione sia dovuta all'introduzione e al progressivo prevalere della variante Omicron, anche se in questo momento probabilmente abbiamo una coabitazione sia della variante Omicron sia della variante Delta. A questo aumento dei contagi non corrisponde, come corrispondeva nelle precedenti ondate, un consensuale aumento di ricoveri in terapia intensiva, di ricoveri in area medica, di ricoveri quindi in ospedale e ahimè anche di decessi. Questo perché i vaccini hanno fatto e stanno facendo un argine alla diffusione. Però c'è anche da dire che man mano che questi numeri aumentano, sì, in alcune regioni italiane si sta osservando un certo stress proprio su queste strutture ospedaliere. Ecco, per esempio, qual è la situazione al Gemelli? La fotografia che lei scatta corrisponde poi nei numeri, per esempio, rispetto alle percentuali tra vaccinati e non vaccinati, quindi in riferimento ai ricoveri? Io direi proprio di sì, evidentemente non è una situazione direi stabile, è una situazione che si modifica, però quello che noi osserviamo è un po' quello che si osserva su tutto il territorio nazionale che ha fotografato l'Istituto Superiore di Sanità, cioè il rischio nei non vaccinati è molto più elevato rispetto a quanto non sia ai soggetti vaccinati. E poi dobbiamo anche intenderci sul problema della vaccinazione. In questo momento si stanno facendo le terze dosi. Queste terze dosi servono per rinforzare il sistema immunitario perché abbiamo capito che c'è quella che gli anglosassoni chiamano la waning immunity, cioè l'immunità che progressivamente tende a scendere nel corso dei mesi. Oltre i 120 giorni c'è un rischio maggiore di essere infettati e anche se sussistono ad esempio delle comorbidità, cioè delle malattie sottostanti o magari l'età è un po' avanzata, il rischio che possano anche esserci delle situazioni che richiedono l'ospedalizzazione. Però va detto, ribadito in tutti i modi, che questi vaccini, che presentano peraltro delle situazioni non ottimali per quello che attiene la protezione dell'infezione, tenendo conto che sono stati tutti costruiti sul virus archetipo di Wuhan e da allora ci sono state tante mutazioni e quindi comparsa di varianti, ultima la Omicron che ha 32 mutazioni nello spike, quello che viene utilizzato per vaccinare, reggono tutti i vaccini piuttosto bene. Quante varianti ancora dovremmo fronteggiare? A suo avviso il nuovo vaccino, il Novavax, potrebbe, diciamo, essere più efficace sul fronte del contagio?
Dunque, il Novavax, io credo che l'unico vantaggio che ha, è un ottimo vaccino, premesso, ma l'unico vantaggio che ha rispetto agli altri è che non è un vaccino biologico, quindi non è un vaccino che utilizza la bioingegneria, la genetica, non la bioingegneria, utilizza la bioingegneria nel senso che è un vaccino che segue una tecnologia, tra virgolette, antica, perché è la stessa tecnologia, con qualche ovviamente variazione sul tema, del vaccino anti-epatite B. Quindi sono vaccini che sono stati già ampiamente utilizzati. In questo modo, credo potrebbe convincere qualche esitante che magari ha qualche remora nei confronti dei cosiddetti vaccini genici. Ma dal punto di vista dell'efficacia non vedo una differenza significativa, anche perché anch'esso è stato costruito e disegnato sull'archetipo di Wuhan. Si registrano all'ultimo computo 157 vittime e oltre 155.000 nuovi contagi. Il totale dei positivi sfiora i 2 milioni e alle 18 di oggi è attesa la conferenza stampa del Premier Draghi sulle nuove misure anti-pandemia. Un nodo è sicuramente rappresentato dalla questione del rientro a scuola. C'è questo spettro della DAD e la politica è impegnata in questo dibattito che prosegue sull'opportunità o meno di rientrare in classe e questi screening che sono stati fatti, diciamo, last minute. Qual è la sua valutazione in merito, professor Cauda? Era meglio prolungare ancora le vacanze oppure è un bene tornare a scuola ma con le dovute cautele, ovviamente? Guardi, i modelli matematici ci dicono che questa ultimo picco, la quarta ondata, dovrebbe avere il suo acme tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. A partire dalla metà di gennaio dovremmo vedere già qualcosa sicuramente ci sarà un decremento di casi che però manterranno su livelli elevati. Nel Regno Unito da 5 giorni ieri si è stato una riduzione progressiva che da 200.000 contagi circa al giorno si è passati a 150.000 più o meno, adesso il numero esatto non lo ricordo, comunque il trend è in diminuzione. Ora, pensare di tenere chiuse le scuole per un tempo lungo, questo credo non sia una realtà di tipo agibile. Il problema riguarda nell'immediato. Io non credo che una settimana o anche poco più di chiusura della scuola in una situazione epidemica come questa possa modificare di molto la realtà e l'impatto. È indubbio, e sono assolutamente d'accordo con quanti hanno sollevato il problema, che la scuola, anche se luogo sicuro di per sé, può rappresentare, per tutto quello che comporta i trasporti, gli eventuali affollamenti all'ingresso e all'uscita, la vita sociale delle persone, un elemento di potenziale rischio. Va però anche detto che questo rischio è un rischio in qualche modo calcolato e soprattutto bisognerebbe implementare le vaccinazioni dai 5 agli 11 anni e fino a 18 anni, perché sappiamo che l'età più colpita in questo momento sono le età giovanili. E finché non si arriverà a una copertura sufficiente, il rischio è sempre dietro l'angolo. Ciò detto, io credo che anche negli altri paesi, cito anche l'Inghilterra ancora, le scuole sono rimaste aperte. È anche un segno che la vita continua sotto il segno, tra virgolette, della normalità o di una pseudo normalità, e credo che dovremmo in qualche modo ancora per di tempo, io non faccio mai previsioni, sono vago in questa mia definizione, convivere con questo virus. È chiaro che c'è, oltre alla vaccinazione, e questo lo ribadisco, vanno anche fatte tutte le misure di prevenzione. In questo momento l'FFP2 mascherina è molto importante portarla, evitare gli assembramenti, perché siamo in un periodo dell'anno che facilita la trasmissione del virus, proprio perché la gente tende a stare più al chiuso.
Obbligo vaccinale over 50, fissato con l'ultimo decreto, è arrivato al momento giusto e le domando se andava o meno esteso a tutti. E guardi, sono domande alle quali è difficile dare una risposta. Il momento giusto o il momento sbagliato? È chiaro che laddove ci fosse stata una maggiore, ma c'è stata in realtà, partecipazione dalla parte della popolazione italiana, e questo obbligo vaccinale sarebbe stato forse non necessario. Io credo che gli over 50 sono quelli che rischiano di più, anzi non lo credo io, sono i dati in qualche modo che ce lo dicono, quindi in questo momento non è tanto il numero dei contagi o non è solo il numero dei contagi che ci deve tra virgolette spaventare, ma è l'occupazione dei posti letto in ospedale, nelle terapie intensive e il numero dei decessi. Sappiamo che sopra 50 anni il rischio di ospedalizzazione e di forme gravi è più elevato, quindi io credo che fosse giusto fare una mossa di questo tipo in modo tale da ridurre la platea delle persone che possono avere forme gravi. E per il resto io credo che sono misure tra l'altro abbastanza innovative, perché l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a mettere in atto, ad esempio negli operatori sanitari, l'obbligo della vaccinazione. Torniamo. Vedremo gli effetti, io credo, tra qualche settimana, e poi direi sarà importante però che le persone, oltre che vaccinarsi, abbiano, lo ripeto ancora una volta, una grande attenzione nelle misure di prevenzione. Professore, torniamo all'andamento della pandemia. Lei poc'anzi diceva: io non faccio previsioni, ma sicuramente rispetto a noi siete in prima linea e potete osservare quelli che sono i dati e gli input che arrivano dal mondo scientifico. C'è chi dice che questa espansione spropositata del virus è in realtà il preludio alla fine della pandemia. Lei che cosa ne pensa? Ci libereremo presto di questo Covid oppure dovremo attendere ancora a lungo? Le pandemie prima o poi finiscono tutte, questa è una regola biologica. Io, lei prima aveva fatto una domanda alla quale io non avevo risposto, anche perché purtroppo le articolazioni nelle risposte sono tali per cui spesso uno dimentica le domande, ma insomma dimentica che ci sono tanti aspetti importanti da mettere nel perimetro. Lei mi aveva chiesto se ci saranno ulteriori varianti. È chiaro, in linea teorica queste varianti ci possono essere, ne è stata descritta una recentemente in Francia, ne sono state descritte in Danimarca, a Cipro. Però bisognerà vedere quale è l'impatto di queste varianti, perché se lei va sul sito GSAID ci sono migliaia e migliaia di sequenze. Poche di queste hanno rappresentato un reale pericolo e quelle si contano sulla punta delle dita, l'alfa, la delta, l'omicron, quelle che in realtà hanno dato un vero problema, oltre alla D614G che non ha avuto la dignità di una lettera greca perché è stata la prima a essere segnalata probabilmente in Italia nella primavera del 2020. Finché non c'è una massiccia vaccinazione in tutto il mondo è chiaro che il rischio delle varianti è dietro l'angolo. C'è anche da dire che questa variante ha quasi 50 mutazioni, di cui 32 nello spike. Mi diventa difficile ipotizzare che ce ne siano ulteriori mutazioni che possono in qualche modo determinare o imprimere una svolta epidemiologica diversa. Omicron sicuramente per la sua capacità infettante, che è 3 volte quella di Delta, coinvolgerà un numero importante di persone nelle prossime settimane. Per impedire questo bisognerà fare argine con i vaccini, però sarà inevitabile che un certo numero di persone svilupperà un'immunità naturale post-Omicron sperando di non avere forme gravi. Peraltro Omicron non dovrebbe determinare forme gravi, ma non dimentichiamoci che c'è anche la coabitazione della variante Delta. In uno scenario possibile, tutto da dimostrare,
si può ipotizzare che ci possa essere in primavera un numero sufficientemente alto di soggetti tra vaccinati e soggetti contagiati, non da determinare un'immunità di gregge, che ormai si è capito con questo virus non si raggiungerà, ma tali da determinare una forte impatto nei confronti della diffusione del virus. E questo potrebbe portare, non dico alla scomparsa del virus, ma a rendere questo virus endemico con delle forme meno gravi, sempre che non ci siano colpi di coda, ad esempio di Delta, che è comunque una variante più pericolosa dal punto di vista clinico. Certo, endemico, tant'è che alcune regioni hanno dato lo stop all'effettuazione di tampone molecolare laddove non ci siano sintomi. Pare che ormai il tracciamento stia praticamente saltando. Il numero di casi lo fa saltare, di contagi. È chiaro che anche nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità si fa notare che c'è una situazione per cui è difficile poter fare il tracciamento. Noi abbiamo il valore di 50 per 100.000, che è quello che l'incidenza di contagi per 100.000 abitanti, che in questo momento è 30 volte superiore. Lei comprenderà pienamente che con questi numeri è difficile poter cercare di ricostruire il tracciamento, di fare il tracciamento. È un obiettivo nel quale noi dobbiamo perseguire, una volta che questa ondata, questo tsunami che ci ha colpito in termini di contagi, fortunatamente non così in termini di gravità clinica, tenderà a diminuire. Prima dose, seconda dose, ora siamo alla terza dose, arriverà anche la quarta dose? Io ho detto una sua collega, temo di sì, ma non è che in questo momento noi abbiamo delle certezze. Ci dobbiamo un po' basare su quello che è anche l'esperienza di chi la sta facendo, in particolare Israele. Poi la cosiddetta quarta dose o dose di richiamo potrebbe essere riservata soltanto a quelle persone che sono più fragili o più esposte. Israele la fa agli over 60 e lo fa agli operatori sanitari. È possibile che ci possa essere una somministrazione annuale del vaccino, proprio perché una volta che questo virus diventasse endemico, per impedire che rialzi la testa e per mantenere un livello nella popolazione dove potenzialmente può circolare, un livello di protezione sufficientemente alto. Ecco, appunto, sembra quasi, professore, non mi voglio avventurare in valutazioni scientifiche, sembra quasi che in questo momento stiamo rincorrendo il virus, a differenza di quanto accade per esempio con il vaccino anti-influenzale, no? Che prima viene individuato, c'è il vaccino, richiamo annuale e combatto quel tipo di infezione e vado ad evitare il contagio. Con il Covid sembra che siamo ancora indietro, no? Rincorriamo le varianti, quindi arriveremo al punto in cui ci sarà questo richiamo annuale che possa prevenire in qualche modo il contagio, ci faccia star tranquilli per un'intera stagione, intendo. È difficile fare delle previsioni. Lei giustamente poneva l'accento sul fatto che noi rincorriamo il virus e lo rincorriamo da subito, sì. Da quando è comparso e descritto e segnalato il 31 dicembre 2019, per questo si chiama Covid-19. Pensi, io avevo fatto una ricerca su PubMed, che è la più grossa banca dati del mondo della National Library americana, pochi giorni or sono 210.000 articoli in 2 anni sono stati pubblicati. Ovviamente questo ha consentito di capire meglio come il virus si comporta, però non abbiamo ancora scritto purtroppo la parola fine. Parlando di vaccini, ci sono delle prospettive. Innanzitutto i vaccini che sono
nella pipeline, come si dice, che stanno per uscire, sono in varia fase, 1, 2 o 3 di sperimentazione, sono anche diversi rispetto a quelli genici che abbiamo o anche a quelli proteici. Possono essere vaccini multicomponenti, ci possono essere vaccini per via aerosolica o per via orale, e questi stimolerebbero quell'immunità naturale a livello delle prime vie aeree che potrebbe formare una sorta di barriera migliore per impedire l'infezione, perché questo tipo di vaccini non hanno una grandissima efficacia nei confronti dell'infezione, mentre ce l'hanno nei confronti delle forme gravi. E poi sono in sperimentazione, proprio perché ci possono essere molte varianti, dei vaccini che siano totipotenti verso il coronavirus, in modo tale da bloccare tutte le possibili mutazioni che possono avvenire sullo spike. Non è una cosa avveniristica o del futuro, è un qualche cosa che si sta già facendo, allestendo, e non dico che è dietro l'angolo immediato, però sicuramente avremo in tempi non troppo lunghi delle risposte della scienza che ci possono tranquillizzare. Fino a quel momento, se non arrivano prima dei vaccini tra virgolette risolutori, io credo che bisognerà ipotizzare una vaccinazione forse su base annuale, o in cui questi vaccini sono stati aggiornati, cioè non è più l'archetipo di Wuhan, ma ad esempio è Omicron, Alfa, Beta, Delta, che sono compresi le mutazioni nel vaccino che noi somministriamo. Professore, un'ultima cosa, un consiglio per le neomamme che hanno scelto di non vaccinarsi durante il periodo della gravidanza. Come proteggere i più piccoli, perché abbiamo letto, insomma, di ricoveri di neonati in queste ultime settimane? Uno degli aspetti, tra virgolette, più inquietanti, che dovrebbe far riflettere le persone sulla necessità di vaccinare in età pediatrica, ovviamente non i piccolissimi, perché la vaccinazione non si fa nei piccolissimi, ma dai 5 anni, 6 anni in su, è il fatto che si vedono con Omicron, forse con Omicron o comunque con una diffusione così importante del virus, dei ricoveri in ospedale anche in età pediatrica. Si sfata anche un po' quel mito che i vaccini non sono utili nei bambini, perché i bambini non si ammalano di forme gravi. Per rispondere alla sua domanda, è chiaro che i più piccoli non si possono in questo momento vaccinare. Una protezione sarebbe se i familiari si vaccinassero, perché evidentemente il virus circola meno a livello familiare. Comunque, sia che si vaccinino, sia che non si vaccinino, bisogna osservare, credo sia la terza o quarta volta che lo dico durante questa breve e per me graditissima intervista da parte sua, usare le misure di prevenzione, cioè essere molto cauti, cercare di evitare gli assembramenti, lavarsi le mani e, dico per ultimo, l'utilizzo della mascherina, in questo caso FFP2. Professore, io la ringrazio per le informazioni, ma soprattutto per il tempo che ci ha dedicato, quindi la saluto. Salutiamo Roberto Cauda, direttore Grazie di malattie infettive del Gemelli. Grazie davvero e un buon lavoro, insomma, a tutto il vostro staff e la vostra equipe. Grazie davvero. Noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria e vi aspettiamo subito dopo qui a Vera Mattina. Ben ritrovati, siamo ancora qui a Vera Mattina, focus sull'attualità, ovviamente sull'andamento della pandemia. Ne abbiamo parlato con il professor Cauda per capire un pochino meglio i dati e l'andamento, appunto, di questa curva sul fronte dei contagi e su quello delle ospedalizzazioni. Ma parliamo adesso anche di chi davvero è in prima linea, lo sono gli infermieri, e lo facciamo con Giuseppe De Zolt, che è segretario del Nursing di Teramo, che ieri ha diramato un comunicato proprio rispetto alle ultime attività svolte per garantire lo screening per gli studenti e il rientro a scuola. Intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa, ecco, vediamo anche collegato il nostro Thomas Del Bianco che è pronto, parlavamo di scuola, allora prima di procedere con la nostra intervista darei subito la linea al collega per farci il punto su questa mattinata sicuramente importante e cruciale e anche avvolta dalle polemiche, no? Buongiorno Thomas. Sì, buongiorno Stefania, buongiorno a tutti i telespettatori di Vera Mattina. Siamo all'interno del liceo scientifico Marconi di Pesaro. Stiamo attendendo il preside Riccardo Rossini, che è anche il primo preside delle Marche, perché è il rappresentante, il presidente dell'Associazione Presidi, Associazione Nazionale Presidi delle Marche, che sta effettuando un giro di ricognizione proprio per verificare la situazione e fra poco. Magari poi dopo certo. Ti richiederò la linea, arriverà con noi proprio per vedere un po' qual è la situazione. Sicuramente ho cercato già all'arrivo qualche informazione, non è una situazione semplice perché ad esempio liceo Marconi, dove mi trovo in questo momento, ci sono almeno un terzo degli studenti, parliamo di circa 200-300 studenti a casa, non perché positivi ma perché comunque a contatto con positivi, ci sono almeno 40-50 studenti che hanno la positività e questo comporta, anche in base alle nuove regole, che ci sia comunque una didattica a distanza diffusa, e non solo gli studenti ma anche il personale in buona parte è a casa. Ci sono alcuni presidi nelle Marche che stanno chiedendo anche la sospensione delle lezioni per un paio di settimane, perché questo contagio è dilagante in questa fase, quindi al momento si cerca di trovare una soluzione. Oltretutto in base a questa mattina è scattato anche il Super Green Pass per gli autobus locali, e quindi anche sono arrivate anche delle chiamate anche a scuola da parte di studenti che comunque magari non avevano fatto il vaccino per volontà dei genitori o perché comunque stanno aspettando la dose e quindi avevano difficoltà a raggiungere la scuola. Ricordiamo che il liceo scientifico Marconi è un punto di riferimento per tutta la provincia, ha circa un migliaio di studenti frequentanti, e quindi arrivano persone anche da lontano, ragazzi anche da lontano, che prendono tutte le mattine l'autobus. E quindi è una situazione un po' caotica. Per il momento la scuola è ripartita e sono sempre di più le richieste che arrivano anche dal preside Rossini, poi tra poco lo sentiremo anche, di introdurre il Green Pass anche per gli studenti. Ricordiamo, al momento c'è l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, professori e docenti e personale amministrativo, ma non per gli studenti, mentre invece per una maggiore sicurezza si cerca di introdurre anche l'obbligo del vaccino, comunque di un tampone frequente anche per entrare a scuola. C'è in questi giorni anche questi turni di screening per gli studenti, c'è stato nel giorno dell'Epifania per quanto riguarda gli studenti elementari delle scuole medie, e come annunciato ieri dalla Regione ci sarà anche il prossimo weekend lo screening per gli studenti delle superiori, anche se da questo punto di vista anche i presidi chiedono che ci sia uno screening più frequente, più diffuso, proprio per tenere la situazione sotto controllo dal punto di vista del contagio. Grazie, e delle quarantene. Allora ci ricolleghiamo fra poco quando arriva il preside dal suo giro di ricognizione. Non esitare a chiederci la linea non appena arriverà il dirigente Rossini. Resto in collegamento, lo potrete vedere quando arriva. D'accordo, allora ci aggiorniamo tra pochissimo. Intanto torno da Giuseppe De Zolt, segretario generale NURSIND di Teramo. Il collega parlava degli screening agli studenti. Com'è andata, com'è stata la risposta nella vostra provincia? Nella provincia di Teramo c'è stata un'ottima risposta. Più del 66% degli studenti hanno risposto allo screening. Sono stati trovati diversi positivi. Devo dire che tutta questa macchina organizzativa si è potuta reggere, si è sorretta grazie allo sforzo volontario e gratuito degli infermieri e dei medici che hanno aderito a questa campagna di screening. Voglio ricordare a tutti che non è la prima volta che veniamo chiamati alle armi per diciamo, far fronte a questa esigenza. Già in passato, nelle prime ondate, siamo stati chiamati in maniera volontaria e gratuita per far fronte proprio a queste esigenze e a fare gli screening in tutta la popolazione.
Gli infermieri rispondono sempre presente, hanno un altissimo senso civico, tant'è che il comunicato che noi abbiamo diramato nella giornata di ieri ha voluto proprio attendere la fine di questo screening, proprio per non entrare in polemica con lo screening, che in realtà è un mezzo efficacissimo e utilissimo per poter avere un quadro chiaro della situazione. Riteniamo che si possano e si debbano ripetere questi screening frequentemente. È importante che questo venga organizzato e l'onere, diciamo, dell'organizzazione e delle risorse da mettere in campo non sia in capo al volontariato e allo spirito civico degli infermieri o dei medici, che sono ormai da 2 anni in prima linea a dare l'anima, ok, ma che la politica in qualche modo sia un po' più attenta a queste esigenze e alle esigenze dei cittadini. Quindi mi sembra di capire, questa è un'attività fatta su base volontaria e tra l'altro che arriva in tempi da smaltire, no, velocemente. Quali sono state dunque le maggiori difficoltà? Allora, la maggiore difficoltà è proprio nel trovare il personale disponibile. C'è già una carenza di personale all'interno delle strutture sanitarie veramente importante. Ormai la carenza è cronica già da prima della pandemia. Adesso con la pandemia solo ha aumentato e ha accentuato quelle che sono le difficoltà organizzative. Noi ci troviamo, e questo non è una realtà solo teramana, è una realtà abruzzese, marchigiana, è una realtà italiana. Ci troviamo a vedere l'accorpamento di reparti, quindi perché non ci sono le risorse umane per poter gestire i nuovi reparti Covid. Che, un problema di risorse umane o economiche? È un problema di indirizzo delle risorse economiche nei confronti delle risorse umane, nel senso che c'è un bisogno impellente di un investimento economico sulle risorse umane. Tante volte i tetti di spesa, così si giustifica l'assenza di assunzioni, sono talmente bassi da non permettere di poter assumere nuovo personale. E invece riguardo agli studenti, avete avuto una buona impressione? I ragazzi hanno, diciamo, risposto bene a questo invito? I ragazzi hanno una consapevolezza veramente importante, sono da prendere ad esempio. Erano più ragazzi che spingevano i genitori ad accompagnarli allo screening che viceversa. Questo è un segnale forte, perché i ragazzi hanno voglia di socialità, hanno voglia di andare a scuola, hanno voglia di essere liberi, hanno voglia di comunicare dal vivo con i propri coetanei, e questo screening è un mezzo attraverso il quale loro possono tornare a scuola sicuri, senza il timore di contagiare o essere contagiati. È stato programmato in tempi troppo ristretti questo screening, o a vostro avviso è arrivato al momento giusto? I tempi erano effettivamente ristretti, diciamo che siamo riusciti veramente solo grazie a una risposta impeccabile da parte degli infermieri e dei medici a tirar su questa organizzazione e questo tipo di risposta da parte degli operatori sanitari. Si potrebbe programmare un po' meglio, visto che ormai alle porte del terzo anno di pandemia, quindi ormai le ondate sono prima, seconda, terza, quarta, quinta ondata, adesso bisognerebbe farsi trovare un po' più preparati su alcune dinamiche. A proposito di infermieri, c'è stata una protesta direi significativa, perché poi ha fatto il giro dei social, da parte di un'infermiera che è stata la stessa che in piena pandemia, nelle prime 2 ondate, pubblicò la foto dei segni della mascherina. È tornata a pubblicare una foto in cui, insomma, si riferisce al nuovo decreto e alle sanzioni, quella di 100 euro per chi poi non ottempera all'obbligo vaccinale, e dice, insomma, i nostri sacrifici valgono 100 euro. Insomma, più o meno è questo il messaggio. Vi siete sentiti chiamati in causa da questo gesto che è stato compiuto e poi ha avuto un'ampia risonanza, no? Sì, a volte non si,
non si riesce a capire veramente quello che è il disagio che si vive all'interno delle strutture ospedaliere. Come infermieri riusciamo ad avere un contatto diretto con questa malattia, purtroppo anche nei casi più gravi, purtroppo e per fortuna non tutti hanno la possibilità di vivere il disagio vero del Covid, quando purtroppo porta fino alla morte. Molto spesso, anche per fortuna, i casi non sono tutti gravissimi, ma quello che viviamo all'interno degli ospedali è un disagio veramente importante, che non è un disagio solo da un punto di vista lavorativo, che ci vede costretti veramente a fare quello che prima facevano tre infermieri, adesso lo deve fare un solo infermiere, quindi uno stress lavorativo veramente importante. Quello che poi è importante, veramente ti logora, è la malattia. Il Covid è una patologia che poi, quando la vivi da vicino e vedi le persone soffrire e soffocare, perché l'apparato respiratorio è quello che è il più compromesso, veramente ti logora, e vederlo, non riuscire ad aiutare qualche volta queste persone che sono in netta difficoltà, ti logora dentro. E quindi questa espressione della collega, anche il mancato riconoscimento, oltre che a queste sanzioni, ma il mancato riconoscimento dello sforzo nei confronti della professione, di tutti i sanitari che sono impegnati in questa emergenza, è veramente assordante, questo silenzio assordante della politica. Ci avevano detto che non ci avrebbero dimenticato, in realtà sono passati 2 anni e siamo ancora in attesa, siamo ancora il fanalino di coda rispetto alla remunerazione in Europa, e lo saremo ancora per molto se non riusciremo in qualche modo a farci sentire, a far capire l'importanza delle risorse umane, come dicevamo prima. Quanto percepisce in media un infermiere? Intanto vedo che è arrivato il dirigente del liceo classico, quindi vado a dare subito la linea a Thomas Del Bianco, che è con il preside Riccardo Rossini, presidente, mi correggo, dell'associazione presidi Marche, appunto, e dirigente scolastico del liceo Marconi di Pesaro. Buongiorno ancora Thomas. Buongiorno. Eccoci, un'ulteriore correzione: liceo scientifico. Marconi, che poi anche liceo musicale, sportivo, un sacco di eccellenze, devo dire la verità, questo liceo pesarese diretto dal presidente dell'associazione Preside delle Marche, Riccardo Rossini. Ha fatto un giro di ricognizione questa mattina nella sua scuola, gli chiediamo subito com'è la situazione. La situazione è, come dire, complicata. Abbiamo molte assenze, circa 500-600 ragazzi assenti che in questo momento stanno seguendo in DAD. Le loro assenze sono dovute alle quarantene e alle positività. Non abbiamo situazioni particolari di gravità, mi riferiscono semplicemente pochi sintomi e spesso addirittura nessuno. Quindi, devo dire che sono per la maggior parte vaccinati. Poi il problema vero è nel personale. Abbiamo circa il 50% del personale amministrativo in quarantena o positivi, quindi non è facile mandare avanti una scuola con metà segreteria. Qualche defezione tra i collaboratori scolastici, una decina di docenti. Insomma, la situazione non è semplice, poi complicata anche dalla situazione meteorologica stamattina, per cui tanti ragazzi non sono potuti arrivare a scuola, che coloro che arrivano dalle colline, dai monti. Preside, vorrei commentare con lei una notizia, perché molti studenti, all'incirca la metà, lo leggo proprio sul nostro sito appena pubblicato, all'incirca la metà, sulla base di stime massima, con una notevole variazione a seconda degli istituti superiori, hanno disertato le aule per protesta contro il mancato screening di massa prima della ripresa delle lezioni scolastiche, per la mancata consegna delle mascherine FFP2 obbligatorie sui trasporti pubblici e in alcuni casi di permanenza in aula. Ad Ascoli e San Benedetto la protesta sembra ancor più numerosa. A tal proposito, alle 10 è in programma un incontro in videoconferenza tra Giorgia Latini e i rappresentanti degli studenti delle superiori, e vi daremo ovviamente maggiori dettagli nel corso del nostro notiziario alle 13, l'edizione del TG Marche. Qual è la sua valutazione su quel che sta accadendo? Beh, insomma, oddio, motivi per protestare, soprattutto
relativi all'ultimo decreto ce ne sono. Oggettivamente le mascherine non sono mai arrivate. La reazione non è mai, non si è mai avviata all'interno delle scuole, nonostante la Regione abbia avviato tutto il percorso, il processo per finanziare, ma è fermo perché ancora deve uscire una graduatoria. Quindi quello che si doveva fare prima di questa, diciamo così, quarta ondata non è stato fatto. Io capisco che la situazione viene governata un po' a vista, quindi con i se e con i ma chiaramente si fa di tutto. Quindi non voglio accusare nessuno, ma oggettivamente siamo in grave ritardo. Io penso che andavano fatte alcune cose, almeno un mese fa, mettere in sicurezza con la terza dose tutto il personale scolastico, cercare di convincere i ragazzi a vaccinarsi. I ragazzi sono vaccinati per l'80% circa nelle scuole superiori, e nelle scuole superiori, dal mio punto di vista, coloro che non volevano vaccinarsi potevano avere il servizio in didattica a distanza. Non c'è nessuna discriminazione nel dire questo, perché tutti sono nelle stesse condizioni, tutti hanno la possibilità di vaccinarsi. In fondo i ragazzi hanno 10 vaccinazioni obbligatorie, questa sarebbe l'11ª. Io credo che sia un contrasto ideologico alla vaccinazione, di conseguenza se non vuoi vaccinarti è legittimo, per carità, ma a quel punto stai a distanza, perché ti ammali di più e puoi contagiare di più. Ma lei in questa fase avrebbe atteso la riapertura delle classi, non della scuola, a fronte delle assenze? Ma è difficile dire. Lo scenario rispetto all'anno scorso è completamente diverso, quindi io credo che quello che sta succedendo rappresenta un rischio, ma è un rischio contenuto che tutto sommato possiamo correre perché siamo tutti vaccinati. Dovremmo fare di più nelle vaccinazioni. Quello che si deve fare, a mio avviso, è tenere aperte le scuole, sempre ad oltranza, l'ultima cosa da chiudere, senza ombra di dubbio, ma dovevamo accelerare di più sulle vaccinazioni, dovevamo avere il coraggio di dire dentro la scuola si entra con Green Pass. Il Green Pass viene utilizzato dai ragazzi ovunque, ovunque, per andare in pizzeria, certo, al ristorante, a giocare a calcio, allo sport, qualunque cosa, in parrocchia. E perché non a scuola? Perché non a scuola? È stata una miopia dal mio punto di vista. Siamo entrati in un trituratore del battage politico e non doveva essere così. Senta, lei oggi, come diceva il collega, ha fatto un giro di ricognizione nelle aule. Che cosa le hanno detto gli studenti, gli insegnanti? Questa pandemia, se possiamo trovare un aspetto positivo, probabilmente ha unito ancora di più, no? Perché poi alla fine tutti vogliono stare a scuola. Ma certo, per carità, chi dice il contrario? La scuola è relazione, educazione, formazione, sì, socializzazione, questo è evidente, soprattutto per carità con i bambini, ed è anche difficile, cioè diventa un problema sociale, tenere a casa un bambino in DAD di 7-8 anni non è semplice, perché significa che ci debba rimanere con lui un genitore, il nonno, un parente, insomma qualcuno, non è che ce ne può stare a casa. Quindi è chiaro che diventa anche un problema di natura sociale, ma per i ragazzi delle superiori non è così, è un'altra storia. Io dico che a scuola ci si deve venire, la scuola deve essere sempre aperta, ma non possiamo essere ottusi, miopi. A scuola ci si va in sicurezza, perché la scuola è un luogo di aggregazione, ma è anche un luogo di assembramento, inutile dirlo, inutile negarlo, voglio dire, no? Ci sono migliaia di persone all'interno di un spazio molto piccolo, e in queste situazioni il virus ci va a nozze. Quando tu metti 30 ragazzi per 6 ore all'interno di un'aula, e l'apertura delle finestre in questi giorni sostanzialmente è proibitiva, perché chi sta vicino poi gli viene la polmonite per altri motivi, è evidente che rappresenta un veicolo di contagio quello spazio, quella situazione. Senta, questi sistemi di ventilazione annunciati dalla Regione Marche, a voi sono arrivati? Sì. No, ovviamente no. No, noi abbiamo partecipato a questo bando, e stiamo aspettando i risultati, non sappiamo se abbiamo vinto, non sappiamo se avremo il finanziamento, e così come tutte le scuole delle Marche.
Capisco. Allora... Noi personalmente alcuni sistemi di aerazione, se vuoi poi lo puoi anche riprendere dopo, li abbiamo messi, ma noi personali, cioè sono però dei poco più dei palliativi, sono degli aspiratori con dei filtri, non è un vero sistema di aerazione di scambio con l'esterno. E le mascherine FFP2, almeno quelle? No. Che insomma... sono l'unica cosa che il Ministero ci ha chiesto prima delle vacanze di Natale è il numero di studenti che non possono portare la mascherina, perché in tal caso gli operatori scolastici e i compagni sarebbero stati dotati di FFP2 dal Ministero, ma poi si è perso tutto. Ma è una situazione particolare, se non voglio dare la colpa a nessuno, perché siamo partiti... Per esempio in questa scuola con 30 positivi prima delle vacanze di Natale e ora siamo a 200. Sono numeri impressionanti oggettivamente. L'unico aspetto positivo è che nonostante i numeri elevatissimi, tutto sommato i rischi sono contenuti. Cioè la gente non sta molto male, la maggior parte di loro sono asintomatici. Senta, invece sotto il profilo didattico, no? Con il programma annuale scolastico, quali sono gli effetti di questa pandemia? Avete fatto delle previsioni tra DAD, insomma, assenze? Ascolti, voglio essere chiaro, la didattica a distanza è stata demonizzata troppo. La didattica a distanza, se fatta bene, è comunque uno strumento che garantisce un contatto con la scuola e garantisce la possibilità di fare istruzione e formazione decentemente. È chiaro, ripeto, nessuno dice che deve essere sostituita la presenza, perché sarei un folle a dirlo, ma in una situazione di emergenza una DAD sincrona vuol dire che sostanzialmente io vedo esattamente chi ho di fronte e ci posso parlare. Una DAD sincrona è efficace per l'istruzione e la formazione e per la didattica. Noi la ringraziamo. Thomas, chiedo scusa. Lasciamo, sì. No, assolutamente, poi lasciamo sì, sì, perché il preside ha anche altre interviste questa mattina e certo. I suoi impegni. È stato molto disponibile, grazie a voi. Grazie. Grazie, un saluto a tutto il corpo docenti e ai ragazzi. Buon lavoro davvero. Arrivederci. E qui in studio siamo ancora con Giuseppe De Zolt, con cui parlavamo delle problematiche vissute, subite in questo caso dagli infermieri, specie in queste settimane che sono state scandite dallo screening proprio per gli studenti. Oggi ci sono anche delle proteste da parte dei ragazzi, insomma, per la situazione che si è venuta a creare, e queste proteste si aggiungono alle richieste della vostra categoria. Possiamo riassumerle? Noi semplicemente chiediamo un po' più di attenzione da parte della politica in riferimento a quelle che sono le esigenze della popolazione e soprattutto in riferimento a quelle che sono le esigenze degli operatori sanitari. Bisogna rendersi conto quali sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e abbiamo più che ampiamente dimostrato che gli infermieri italiani, gli OS, gli medici, tutto il personale sanitario, oltre a essere altamente qualificato, è riuscito a gestire questa emergenza, è riuscito, grazie alle proprie competenze, a essere veramente all'altezza di questo, nonostante alcune inadempienze della politica. Ci avevano detto, come ho già detto prima, che non ci avrebbero dimenticato, hanno stanziato anche dei fondi a livello nazionale per il rinnovo del contratto, quindi per l'indennità professionale specifica. In realtà sono dei soldi stanziati, bloccati ancora lì, per volere della politica. Bastava fare una legge prima di fine anno per poter in qualche modo, in realtà ci costringono purtroppo, nostro malgrado, perché consapevoli anche di questo momento, a dover in qualche modo protestare per difendere anche quella che è la dignità della nostra professione, che si vede anche attraverso la remunerazione di un professionista, e anche per rispetto delle nostre famiglie, che si trovano costrette sempre a fare dei grandissimi sacrifici, perché tutti i sanitari devono privarsi delle ferie, devono privarsi del proprio tempo libero, e come se non bastasse, in maniera volontaria veniamo chiamati e rispondiamo anche
nonostante tutto rispondiamo presente, veniamo chiamati per fare questi screening. La nostra organizzazione sindacale ha proclamato uno sciopero per il 28 gennaio vedremo quali saranno i risvolti e speriamo di essere una volta per tutti ascoltati. Come e dove si svolgerà questa adesso ci sono delle allora lo sciopero è nazionale, adesso ci stiamo organizzando anche per evitare i contagi, per vedere come potremmo in qualche modo muoverci per poter organizzare al meglio questo sciopero. Speriamo che ci si renda conto, se si è arrivati addirittura a questo punto, speriamo che la politica riesca a capire l'importanza e l'urgenza di una risposta agli operatori sanitari. Ovviamente noi siamo qui per rappresentare, insomma, tramite la vostra voce anche le problematiche di questa categoria che è chiamata in prima linea a combattere, a fronteggiare la pandemia. Quindi speriamo che ci siano delle misure, insomma, e ci sia una risposta da parte del governo alle vostre sacrosante richieste. Ce lo auguriamo veramente. Ringraziamo Giuseppe De Zolt, segretario generale Nursind Teramo, per essere stato qui con noi. Ci fermiamo per una breve pausa e poi ripartiremo dalle scuole per vedere questa volta qual è la situazione in Abruzzo, e poi invece cambieremo totalmente argomento per raccontarvi una storia molto toccante. A tra poco. Riaprono le scuole con lo spettro della DAD, intanto ci sono anche manifestazioni di protesta da parte degli studenti che scelgono di non recarsi presso gli istituti scolastici, proprio in segno di dissenso per questa decisione. Abbiamo visto qual è la situazione nelle Marche, ora andiamo in Abruzzo, dove da Pescara è collegata con noi la nostra Sara Del Vecchio, dovrebbe essere proprio in compagnia di una dirigente scolastica. Buongiorno Sara, a te. Sì, buongiorno a voi. Siamo al liceo classico in compagnia di Antonella San Vitale e qui la situazione qual è questa mattina? Beh, penso che la situazione sia come tutte le scuole, cioè molte richieste da parte dei ragazzi positivi di attivazione di collegarsi con le classi in presenza, e questo abbiamo iniziato dal 4 le richieste che chiaramente accogliamo solo se certificate per il collegamento a distanza. E sono tantissimi già i ragazzi che hanno fatto questa richiesta. Il problema che crea più disorganizzazione, diciamo, è la positività dei docenti, cioè l'assenza dei docenti. Anche perché oggi acquisiamo questo dato, dobbiamo coprire le classi, non possiamo chiamare i supplenti se noi non abbiamo, perché vale la normativa vigente, se non abbiamo un certificato che superi i 10 giorni di assenza, per cui ecco, il telefono, se lo sentite di sottofondo, squilla continuamente. Buon anno, buona ripresa, è sicuramente positivo, ci siamo, i ragazzi capiscono proprio questa relazionalità, questa continuità di rapporto, però siamo in una situazione emergenziale. Quindi voi eravate più per la didattica a distanza in questo periodo? Allora, non ci esprimiamo perché il nostro ministro ci ha detto dobbiamo essere in presenza, e oltretutto noi ci abbiamo tanto lavorato e voluto che la scuola ricominciasse e stesse in presenza, perché è innegabile adesso, senza tediarvi, ma è noto a tutti il beneficio della scuola in presenza. Stiamo dicendo che la situazione è emergenziale, per cui ci vuole una collaborazione adesso costante, continua e più sinergica tra tutte le forze deputate alla sicurezza, diciamo, perché la scuola possa fare scuola. Da soli non ce la possiamo fare, perché con i tracciamenti e tutto, con le assenze, anche un aiuto rispetto a uno snellimento delle procedure aiuterebbe,
per permettere che la scuola continui a essere in presenza, che è un valore fondamentale. Tra l'altro, scusi, la comunicazione di queste positività sono state fatte alcune questa mattina o comunque... Questa mattina, perché chiaramente oggi si ricomincia la scuola, parlo del personale, ok? I ragazzi invece che richiedono il collegamento in quanto positivi hanno iniziato, noi dal 3 di gennaio abbiamo cominciato a ricevere le richieste corredate dai relativi certificati o tamponi. Quindi Stefania... E continuano, eh? E continuano. Sì, io vorrei chiedere la stessa cosa che in realtà ho posto al dirigente scolastico del liceo scientifico di Pesaro. La questione della sicurezza viene garantita attraverso gli screening, ma anche con la dotazione delle mascherine FFP2, quelle che vedete qui, ecco appunto una tra le mie mani, ma non, che noi adesso non sono... abbiamo le mascherine, ecco, appunto, FFP2. Vi sono state consegnate queste mascherine? No, assolutamente no, noi continuano ad arrivare, oltretutto neanche li prendono i ragazzi, le mascherine chirurgiche, alcune anche un po' non perfettamente funzionanti, diciamo, cioè le stringhe sono un po' corte, eccetera. No, le FFP2 infatti aspettiamo indicazioni, ma non ci sono consegnate. Quelle che mi vede addosso sono dotazioni personali, acquisti personali. Non abbiamo dotazioni ad oggi né indicazioni circa forniture di FFP2. È stata soltanto fatta una rilevazione per chi ha il per quei ragazzi che hanno il certificato di esenzione dall'uso della mascherina, ok? Allora, ma io per esempio non ho nessun caso, sono casi rarissimi in cui, anche sentendo i colleghi di Pescara, sono pochissimi casi in cui dei ragazzi hanno avuto l'esenzione dall'utilizzo della mascherina. Solo per quelli, quindi io ho risposto zero, io come anche moltissimi colleghi di Pescara, abbiamo risposto zero nella rilevazione della dotazione di FFP2, perché era precisa la richiesta ed era una rilevazione in cui noi abbiamo giurato di dichiarare il vero, per cui assolutamente... Quindi la sua domanda, se abbiamo mascherine FFP2 in dotazione, no. È no. Senta Preside, un'altra domanda. Rispetto alle nuove regole stabilite dall'ultimo decreto del Consiglio dei Ministri relativamente ai tempi in cui, ai numeri in cui poi scatta la quarantena, voi siete riusciti insomma a fissare dei punti fermi o state ancora studiando? Mi consenta allora, la battuta perché... I punti fermi, insomma, guardi... Qual è la domanda? Poi è arrivata ieri anche la comunicazione del generale Figliuolo, sappiamo, per accelerare e dare una mano alla ASL nel testing. Adesso vedremo come funziona. L'unico reale... Noi aspettiamo ulteriori indicazioni perché il punto, diciamo, più scoperto, ecco, diciamo così, è nel caso in cui, in cui ci sono in una classe due positività. Ci siamo? Sì. Se ci sono due positività, i ragazzi vaccinati da meno di 120 giorni possono venire a scuola con la mascherina FFP2, i non vaccinati stare a casa. Ma noi questi dati non li abbiamo. La circolare, perché lo sappiamo che fino a ieri era vietato assolutamente avere e chiedere ai ragazzi i dati sulla vaccinazione, perché è un dato sensibile, ci siamo? Allora, la circolare dell'8 gennaio dice appunto che in un passaggio che le scuole devono accettare questo livello di vaccinazione dei ragazzi per farli entrare nel caso in cui, vi ripeto, c'è in una classe, ci sono in una classe due positivi. Allora, ci stiamo chiedendo come verificare questo, ok? Se chiedere ai ragazzi nel caso in cui accade la produzione
del certificato cartaceo perché l'app non rileva da quando si è vaccinati e là si dice da meno di 120 giorni, ok? Ecco, questo è il punto più scoperto. Ha fatto un giro di ricognizione questa mattina nelle aule. Che cosa le dicono gli studenti e gli insegnanti? Allora, gli studenti c'è sicuramente un po' di smarrimento e di paura. Certo, la presenza è sempre auspicabile. Poi il problema è questo, che ci sono stati tantissimi contagi. Adesso non le posso dire il numero di ragazzi che hanno chiesto l'attivazione della distanza perché positivi, ma è considerevole, ok? Comunque, entro domani noi dobbiamo monitorare e mandare i dati al Ministero, poi vedremo a livello nazionale com'è questo dato. C'è da dire che c'è un po' di paura, c'è un po' di timore, sono abbastanza. I sentimenti sono contrastanti, ecco, lo sguardo è solo che noi dobbiamo dare certezza e sicurezza, per cui adesso glielo sto esprimendo tutta questa preoccupazione, ma con i ragazzi tentiamo di essere il più Certo. positivi possibile. Volevo invece domandare a Sara qual era la situazione questa mattina dinanzi alle scuole. Nelle Marche ci sono delle forme di protesta, si registrano anche in Abruzzo? Allora, forme di protesta al momento no, però ci sono stati dei problemi anche nelle scuole dei più piccoli, primarie dell'infanzia, dove ad esempio in una scuola addirittura è stato comunicato soltanto questa mattina l'assenza di una maestra di una scuola dell'infanzia e la motivazione dovrebbe essere quella di non avere il Green Pass e quindi di non essere vaccinata, però è tutta da verificare. Il punto è che questi bambini poi vengono smistati in altre classi e con la situazione che c'è adesso, quindi con la Omicron che sta contagiando un po' tutti, e a Pescara comunque ci sono tantissimi positivi anche tra i più piccoli, ovviamente i genitori non se la sentono di fare entrare questi bambini a scuola. Ed è successo appunto che in una scuola è entrato ad esempio un solo bimbo di questa sezione dove era assente la maestra ed è stato fatto tornare a casa. E quindi diciamo che situazioni di questo tipo comunque sono difficili da gestire sia per le famiglie che per la scuola. Perché se la comunicazione arriva la mattina, poi è difficile comunque organizzarsi e prendere i provvedimenti, anche nominare appunto queste supplenze. Oh, l'utilizzo del Green Pass, volevo tornare un attimo dalla dirigente, perché un suo collega marchigiano, precisamente del Liceo Scientifico di Pesaro, faceva notare che adesso i giovani per andare in pizzeria, insomma per recarsi, nei luoghi di aggregazione pubblica, devono esibire il Green Pass. Perché, non si fa lo stesso sul fronte scolastico? Lei, è d'accordo su questa, diciamo, È riflessione? esattamente quello che le tentavo di dire in modo sublimale prima, cioè noi non abbiamo ad oggi di questo, però già nel caso di due positivi dobbiamo acquisirlo. C'è un problema di connessione, ma sicuramente lo ristabiliamo immediatamente. Mi sembra comunque di capire che i presidi siano d'accordo su questo, insomma. D'altronde i ragazzi esibiscono il Green Pass un po' in tutte le situazioni. Ecco, preside, Loro ci non ci siamo. sentono più. Ci siamo, ci siamo. Concluda pure il Sì. discorso. Niente, non riusciamo a ripristinarlo. Comunque, Ok, sì, non ci sentite, no? adesso sembra che la sentiamo. Ah, ok. Ok. Allora, mi sentite? Sì, Posso? concluda pure, preside. Benissimo. Allora, è quello che tentavo di dire prima in modo un po' più subliminale, adesso siamo più diretti. Allora, noi dobbiamo accertare, dice la legge, lo stato vaccinale. Se ci sono due casi positivi in una classe per permettere ai vaccinati di entrare. Ma come giustamente lei faceva riferimento, per altre situazioni è richiesto il Super Green Pass. Del resto anche l'Europa, abbiamo visto la Germania, sta andando verso
questa indicazione di obbligatorietà, diciamo, dei vaccini per le scuole. Questa è l'unica arma che abbiamo per la sicurezza, per cui è chiaro che io sarei favorevole, è chiaro, perché a me interessa garantire la scuola e garantirla in sicurezza. Certo, abbiamo fatto gli screening, il Comune insieme alla ASL sabato e domenica ha fatto lo screening sui ragazzi, però vale 48 ore. Poi non era obbligatorio, quindi non tutti si sono sottoposti allo screening. Grazie. Traiamo le nostre conclusioni. Grazie dirigente, la lasciamo insomma al suo lavoro sicuramente intenso in questa giornata. In bocca al lupo e buon anno. In bocca al lupo a voi e viva la scuola soprattutto. Grazie a voi, Sara Del Vecchio. Noi ci fermiamo per una breve pausa e poi cambieremo totalmente argomento. Partiremo da una storia per poi sviluppare insieme un tema molto importante dopo la pubblicità. Bentornati a Vera Mattina. La famiglia di Tommaso nel 2015, a seguito di un malore avvenuto nel mese di aprile, scopre che il proprio figlio a soli 10 anni soffre di una cardiopatia congenita. Da quel momento inizia un percorso difficile, ma la vera sfida, oltre che combattere ovviamente la malattia, consiste nel garantire a questo ragazzo uno stile di vita attivo. E di questo parleremo nel prossimo spazio, ma prima partiamo da questo filmato. Ogni giorno ci sono dei supereroi che devono affrontare prove importanti. Li vediamo mettere in campo dei superpoteri per fronteggiare tutte le sfide che un ricovero o un intervento comportano. In ospedale li vediamo pronti a tirar fuori tutta la forza che racchiudono in quei corpicini esili. Fuori dall'ospedale, anche per i nostri super bambini, si torna alla quotidianità e la parola normalità qui assume un significato ancora più importante. In collegamento con noi c'è Valentina Felici, che è presidente dell'associazione Un Battito di Ali e mamma di Tommy. Buongiorno. Eccoli, collegati con noi. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Allora, Valentina, vuoi raccontarmi di questa vostra esperienza, quando è partito tutto e come si è evoluto soprattutto? Sì, allora, niente, Tommy era un bambino come tantissimi altri, giocava a calcio, era una promessa del calcio giovanile e niente, solo che nel 2015, il giorno di Pasqua, si è sentito male, noi eravamo a casa ed è stato portato in ospedale e da lì, diciamo, abbiamo avuto l'amara sentenza perché abbiamo iniziato per la prima volta nella nostra vita a sentir parlare di cardiopatie. Quindi, niente, siamo entrati in questo mondo. C'era stato qualche caso in famiglia? Sì, poi con il passare del tempo abbiamo scoperto qual era la patologia di Tommy ed era affetto dalla stessa patologia il mio nonno paterno, quindi il babbo di mio babbo aveva la stessa patologia di Tommy, quindi è una cosa congenita, solo che noi non l'avevamo mai scoperto prima. Che impatto ha avuto questa diagnosi nel vostro managgio familiare? Diciamo che ci ha sconvolto un po' la vita, perché comunque Tommy era un bambino iperattivo, e quindi il fatto di dover fare i conti con questa nuova storia ci ha mandato un po' in crisi all'inizio, sì. Qual è stato, comunque, lui ha dovuto rinunciare. Qual è stato quindi il percorso che avete seguito? Allora, in un primo momento noi viviamo in un comune che era di confine tra Marche, Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino. Quindi in un primo momento, quando lui si è sentito male, siamo stati trasferiti all'ospedale di Rimini e poi in seconda battuta quindi a Bologna, in Emilia Romagna. Poi dopo io e il babbo di Tommy non ci siamo accontentati della prima, diciamo, diagnosi, quindi abbiamo cercato il centro migliore in Italia per la patologia, insomma, di nostro figlio,
ed è lì che abbiamo conosciuto il centro di Ancona e quindi il professor Marco Pozzi. Quindi è stato questo l'iter che abbiamo seguito, ecco. È stato sottoposto ad un intervento. Sì, è stata scoperta la cardiopatia a aprile 2015, ma è stato operato a gennaio, 27 gennaio 2016. Quindi quasi un anno dopo, perché prima abbiamo provato con la terapia, insomma, farmacologica, mentre poi invece è stato, diciamo, inevitabile ricorrere all'intervento chirurgico. Quali sono state poi le esigenze di Tommaso rispetto al... Thomas si chiama? Tutti Scusami, scusami, Tommy, quali sono state lo le... chiamano Tommaso. Scusami, però volevo chiederti, ecco, dopo, diciamo, l'intervento, quali sono stati gli ostacoli da affrontare? Ah, quello più grande è stato quello di non poter giocare a calcio e non fare una vita come tutti gli altri bambini. Oh, questi impedimenti erano oggettivi, lo chiedo alla mamma, oppure erano diciamo precauzionali e anche probabilmente effetto di un retaggio, come dire, non dico culturale, però di una eccessiva prudenza. Allora, sicuramente quando vengono operati questi bambini e questi ragazzi al cuore, poi dopo si entra in questa spirale che ci porta a tenerli sotto una campana di vetro. Quindi sicuramente in un primo momento siamo noi stessi a sbagliare, perché sì, i medici, soprattutto i cardiologi, ci danno una guida da seguire su quali sono i comportamenti da tenere e quali no. Però il genitore spesso, e io sono stata una di quelle, mette questi bambini un po' in queste campane di vetro e li priva di tante cose pensando di fare del bene, mentre invece si sta solamente creando un grande disagio nella loro mente, sicuramente, ecco. Quindi è importante capire quello che effettivamente non si può più fare. Come per noi era, insomma, per lui è stato giocare a calcio, lui non ha più potuto giocare a calcio perché comunque è stata messa una protesi artificiale, non possono prendere colpi al petto e quant'altro. Però abbiamo poi trovato l'alternativa perché si possono fare una valanga di altre cose per fortuna. Quindi ecco, abbiamo imparato a vedere che non bisogna guardare a quello che manca, ma a quello che ancora si può continuare a fare in totale sicurezza. E questo è un po' il messaggio che devono avere le famiglie. Thomas, tu che cosa hai continuato a fare? Io ho continuato il ballo, Ah sì? che continuavo già da quando avevo 6 anni più o meno. Quindi, insomma, ti sei dedicato, hai continuato a dedicarti ad una delle tue passioni. Posso però chiederti una riflessione un po' più profonda su questa esperienza che hai vissuto, come se ti ha cambiato, ecco, come guardi al mondo oggi? Ma ha cambiato in meglio secondo me, perché anche se ero molto piccolo quando è successo, ho iniziato a capire presto quello che mi era successo. Quindi anche se non posso più giocare a calcio, ma ci sono molte altre cose belle che si possono fare. L'associazione Un Battito di Ali, Valentina, nasce, immagino, ovviamente da questa esperienza, perché poi da lì è stata formulata una riflessione più ampia, no? Sì, l'associazione nasce, in un primo momento nasciamo come Comitato Genitori e Bambini Sì. Cardiopatici. Col passare degli anni ci siamo, da una parte purtroppo allargati, nel senso che tante famiglie hanno bisogno di cure per i propri figli, quindi ci siamo allargati, insomma, questa esigenza. E fortuna invece ci siamo allargati, abbiamo creato un'associazione che cura dei bambini, dei ragazzi e dei genitori adesso a 360 gradi, dal primo giorno adesso nel reparto fino poi al ritorno a scuola e al ritorno alla vita sana. Quindi abbiamo fatto passi in questi anni e eravamo partiti.
tre genitori, io, un'altra mamma e un altro papà, e adesso abbiamo più di 250 famiglie attive all'interno dell'associazione, che appunto è diventata un battito di ali, l'associazione dei genitori, e abbiamo dei dipendenti che lavorano per noi, quindi tutto l'anno, e abbiamo tante figure professionali che rendono possibile l'azione di tutti i nostri progetti. E allora conosciamo meglio queste figure professionali, lo facciamo intanto mostrandovi un nuovo filmato e poi ci collegheremo con loro. Dottor Popozzi, scusi. No, adesso non ho tempo, sto giocando, stiamo facendo la cartella giocosa insieme a questi due nuovi amici. Anzi, giusto il tempo di un saluto. Ciao ragazzi, vi lascio al mio popozzino. Voilà, sono il dottor Popozzi, quello che vive nella cartella giocosa. Vieni con me, andiamo a conoscere il reparto dove insieme giocando cureremo il tuo cuoricino. Lei è Chiara, la nostra caposala. È lei che organizza il lavoro degli infermieri nel nostro reparto. Ma adesso entriamo. Andiamo a conoscere insieme chi lavora con me. Ciao! Per il primo esame useremo una crema magica, una crema bianca che metteremo un pochino prima. Passerà solo qualche minuto e poi tu sentirai solamente un pizzico di zanzara. Eccoci pronti a conoscere il tuo cuore. Ma lo sai che lui ci scrive? Ma che cosa ci vorrà dire? Con questo esame lo scopriamo insieme, insieme al dottore che sa leggere quello che ci scrive il tuo cuore, il cardiologo. Wow, che belle cose che dice! E ora ti svelo un segreto. Con questo esame fighissimo riusciamo a vedere e ascoltare il tuo cuore. Insieme a una bacchetta magica e a un gel speciale, riusciremo a fotografare e a farti vedere il tuo cuore. Loro sono i nostri cardiochirurghi, i dottori che si occuperanno del tuo cuoricino. Lo aggiusteranno, ma tu tranquillo, dormirai, farai un bellissimo sogno. Tutto grazie alla procedura dei sogni e alle nostre fantastiche gocce. Vi Ci aspettiamo aspettiamo nel nel nostro nostro reparto. reparto. Diamo il benvenuto alla dottoressa Monica Baldoni, cardiologo del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita Ospedali Riuniti di Ancona. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a Grazie tutti. davvero per il tempo che ci sta dedicando e saluto e ringrazio per essere qui anche la dottoressa Annalisa Cannarozzo, che è psicologa per l'associazione Un Battito di Ali e tra poco ci spiegherà un po' nel concreto come è organizzato questo progetto. Ma prima presentiamolo. Che cos'è Cuori in Movimento, dottoressa Baldoni? Allora, Cuori in Movimento è un'applicazione scaricabile facilmente in tutti i cellulari, i tablet e il computer. E Cuori in Movimento, è un'applicazione che vuole stimolare la ripresa appunto del movimento. L'ideazione nasce per un'esigenza. Nel senso che ci siamo resi conto che per quello che riguarda i bambini che sono stati sottoposti a un intervento cardiochirurgico, attualmente le nostre strutture non prevedono un percorso riabilitativo. Sappiamo che la riabilitazione cardiologica ormai per l'adulto che è stato sottoposto a un intervento di bypass o che ha avuto un infarto miocardico acuto è un passo importante per la ripresa della vita quotidiana. Per il bambino, purtroppo, ancora sotto questo aspetto siamo piuttosto carenti. Ci stiamo lavorando, ma ancora siamo carenti. Quindi l'idea nasce soprattutto per questo scopo. Quindi l'applicazione viene spiegata alla famiglia o al bambino, al ragazzo che è ricoverato nel nostro reparto. E grazie a questa applicazione, gradualmente il bambino riprende, la sua capacità funzionale, riprende a fare, dei movimenti che lo porteranno poi a una vita completamente, normale, autonoma e che lo, stimoleranno poi a, ad effettuare esercizio fisico o sport.
L'applicazione nasce anche appunto per questo scopo, nel senso che stimolare, far capire che un soggetto con una cardiopatia può fare sport. L'applicazione è fatta in maniera tale che il bambino o il ragazzo faccia movimento in maniera sicura. È chiaro che, come ha detto prima Thomas, non tutti possono fare lo stesso sport, certo. Perché per alcuni uno sport agonistico è controindicato, ma per altri bambini cardiopatici, ragazzi cardiopatici, non è affatto controindicato. Alcuni possono fare attività agonistica senza nessun problema. E stimolare il ragazzo a fare sport è di fondamentale importanza. Importanza dal punto di vista psicologico, poi questo ce lo spiegherà Annalisa, ma importanza anche dal punto di vista generale per la salute psicofisica. Riduciamo l'incidenza di sovrappeso corporeo, di obesità, riduciamo l'incidenza di fattori di rischio cardiovascolare, dislipidemie, diabete, introduciamo il ragazzo ad una normale vita sociale, in questo modo, facendo sport, lo facciamo fare quello che fanno tutti, come dice Thomas. Io non ho fatto calcio, però ho fatto ballo, come fanno tanti della mia stessa età, insomma. E ho rinunciato al calcio, ma questo tutto sommato non è stato un problema. Grazie dottoressa. Vorrei chiedere, coinvolgere in questa fase anche la dottoressa Cannarozzo, per domandarle anzitutto questo: al netto dei fattori di rischio, no, che giustamente sono stati citati dalla dottoressa Baldoni, che peso invece ricopre il fattore paura, no, nel limitare poi questi ragazzi? Sì, questo è un problema importante per lo sviluppo di questi ragazzi, nel senso, come diceva la Presidente Valentina Felici, i medici e i cardiologi, noi cardiologi e cardiochirurghi assicurano, diciamo, con gli interventi, con le terapie, una vita, diciamo, del tutto simile a quella dei loro coetanei senza cardiopatia. Però a volte sono i genitori che per paura mettono, diciamo, dei limiti, delle limitazioni, e quindi questo, diciamo, non aiuta i ragazzi. E una cosa di cui noi ci siamo accorti anche, no, nel mondo dove vivono questi ragazzi, quindi nella scuola, fra gli educatori, c'era una certa paura, ad esempio, legata allo sport. Quindi se da una parte la dottoressa Baldoni, no, ci dice che lo sport è importante anche per pazienti con cardiopatia, dall'altra parte incontravamo invece magari insegnanti che preferivano, o genitori che preferivano, esonerare i bambini ad esempio dall'attività sportiva, anche quella svolta a scuola. E quindi ci siamo, ecco, riuniti e abbiamo pensato proprio di creare quest'app affinché possa sostenere i ragazzi in questa attività sportiva e rassicurare anche le figure che ruotano intorno ai bambini, ecco, e ai giovani adulti, perché l'app è rivolta anche a loro. Scelte che immagino comportino grave disagio per i ragazzi, e su questo vorrei tornare un attimino da Valentina, prima di farle poi descrivere meglio come si concretizza questo progetto, perché parlando un po' anche al telefono, giustamente questa mamma mi diceva, il presidente mi diceva, questi ragazzi noi siamo abituati a definirli speciali, ma no, ma in realtà vorrebbero solo sentirsi normali, o no? Sì, infatti è questo il messaggio che abbiamo mandato con il nostro spot degli invincibili imperfetti, perché ci siamo resi conto, specialmente nei bambini più piccoli, che continuavamo sempre a dire sei speciale, hai il cuore speciale, che il mio bambino è speciale, e tante volte, molto spesso, tornavano poi i controlli e invece dicevano alla dottoressa Cannarozzo o semplicemente a noi mamme, dicevano io non voglio più essere speciale, io voglio essere normale. Quindi questo fatto di calcare sempre su questa parola speciale, ci siamo accorti che stavamo facendo assolutamente del male ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, perché loro vogliono essere normali, come giusto che siano. Dottoressa Cannarozzo, come è organizzato questo Cuori in Movimento? Questa applicazione riguarda la ripresa post-operatoria, quindi per i bambini che sono, diciamo, stati operati, e la particolarità dell'app è che è divisa in varie fasce d'età, quindi si tiene conto delle caratteristiche legate alle varie fasce d'età.
Abbiamo una prima parte che è per bambini da 3 a 6 anni, svolta con una psiconeuromotricista, e quindi diciamo favorisce. Il primo livello lo svolgiamo noi in ospedale con l'aiuto del nostro operatore dottor Pupozzi, e quindi iniziamo le prime attività e poi diciamo i bambini possono continuare tranquillamente a casa, e tutto il materiale ci è stato donato dalla Fondazione Decathlon, e quindi i bambini diciamo possono svolgere anche a casa tutti i livelli successivi, e sono praticamente dei giochi che fanno con la mamma, il papà o con i loro fratelli. Poi abbiamo invece la fascia dei più grandi, con i 7-14 anni, creata, gli esercizi sono stati creati dal nostro fisioterapista osteopata, e quindi favorisce diciamo la ripresa muscolare e potenzia diciamo tutta la muscolatura che è stata in qualche modo penalizzata dall'intervento. E abbiamo poi un'ultima parte che è per bambini, per ragazzi diciamo maggiori di 14 anni, e questa è una parte molto particolare perché sia per i bambini o gli adulti post-operati, ma anche per coloro che vogliono invece riprendere e favorire l'attività sportiva. È stata realizzata dalla Valentina Natalucci, esperta dell'esercizio fisico, e la cosa fondamentale è che negli ultimi due livelli ci sono degli esercizi che possono essere svolti all'aria aperta oppure addirittura in palestra, perché l'aspetto su cui noi ci siamo concentrati è anche l'aspetto sociale. Quindi ci siamo detti, no, che a un certo punto ragazzi dai 14 anni in su, anche giovani adulti, vogliono magari andare insieme ai loro coetanei in palestra, e quindi grazie all'applicazione possono svolgere degli esercizi in totale sicurezza anche in palestra. Abbiamo anche, grazie a Gianluca Maiolini che ha seguito tutta l'applicazione, un collegamento dell'app con alcuni strumenti, quindi i ragazzi possono inserire la saturazione o le loro valori, diciamo come la frequenza cardiaca, nell'app, e quindi valutare quando è il caso magari di fermarsi e fare una pausa. Beh, mi sembra una cosa ottima. Io vorrei mostrare un ultimo filmato e poi tornare dalla dottoressa Baldoni, lo guardiamo insieme. Il dottor Pupozzi, Cecilio Dalido Pupozzi, non è nient'altro che una nostra invenzione, e raffigura il primario di cardiochirurgia pediatrica e congenita del quinto piano dell'ospedale di Torrette. Da un gioco di un pomeriggio invece è nato questo progetto, che non è nient'altro che un giro visita particolare che facciamo due volte alla settimana. C'è questo fantomatico primario con la sua equipe, un'equipe particolare perché sono tutti studenti in medicina che saranno futuri dottori. Abbiamo tentato di unire l'utile al dilettevole: uno, far giocare i bambini; due, tentare di buttare un piccolo semino per i prossimi dottori, per i dottori del futuro, appunto per tentare di sensibilizzarli a un nuovo approccio con il paziente. Una volta conquistata la fiducia del bambino, si chiede sempre il permesso sia al paziente che ai genitori se è possibile far lasciare un gioco, perché il carrello che noi portiamo in visita è un carrello pieno di giochi che sono stati donati. Quando il dottor Pupozzi entra nelle stanze, finalmente i bambini sorridono, non hanno più paura del camice bianco, anzi lo aspettano tutte le sere quando arriva per fare il giro con il suo carrello pieno di giochi. Quando abbiamo conosciuto Walter, abbiamo da subito capito che poteva essere la persona giusta per iniziare questo cammino, quindi sono convinta che tutte le persone che incontriamo le incontriamo per una ragione ben precisa. I bimbi di qualunque età, di qualunque provenienza, entrano in contatto con il dottor Pupozzi e si divertono. E lo stesso succede alla mamma, al papà, quindi tutta la famiglia viene coinvolta in questa atmosfera quasi magica che trasforma un ambiente teso come può essere la corsia di un reparto, un bambino che o deve essere operato o è stato operato, in una situazione di totale distensione, di felicità, di piacere di stare assieme. È una persona che fortunatamente abbiamo e che spero che rimanga con noi per tanto tanto tempo.
Intanto, dottoressa Baldoni, io rivolgo i complimenti da parte della nostra emittente a tutto il vostro reparto per l'ambiente che siete riusciti a creare, davvero. Grazie a nome di tutti. E vorrei approfittare per le famiglie che ci ascoltano per chiederle anche qualcosa sul fronte della prevenzione. Che cosa bisogna sapere? Ecco, per chi ha un bambino piccolo, ci sono degli esami che possono aiutare a prevenire determinate patologie? Ma in realtà per i bambini piccoli non esiste in realtà uno screening che va fatto in maniera precoce. Bastano chiaramente le valutazioni pediatriche con attente visite per escludere presenza di soffi o anomalie cardiovascolari. È chiaro che prima di iniziare un'attività sportiva è bene ed è attualmente indicato fare un elettrocardiogramma, quindi un elettrocardiogramma con una visita pediatrica attenta può già screenare la maggior parte dei bambini e quindi escludere in assenza chiaramente di disturbi o di altre problematiche, una cardiopatia. Nel tempo è chiaro che se l'intensità se intendiamo far fare sport ai nostri figli e lo sport diventa di un'intensità maggiore, diventa anche agonistico, è chiaro che sono previste degli accertamenti maggiori come la valutazione cardiologica completa, quindi un elettrocardiogramma e una visita cardiologica. Da lì poi sarà il cardiologo a richiedere, se necessario, ulteriori accertamenti, quali ad esempio l'ecocardiogramma o una prova da sforzo. Rispetto al ritmo degli interventi che eseguite, il Covid ha rallentato un po' la vostra attività? Beh, intanto l'ha resa molto difficile e purtroppo l'anno scorso ha rallentato un po' a causa della riduzione dei posti in rianimazione e la riduzione di alcune personale, insomma, perché si è dedicato a turnazione appunto ai reparti Covid. Però fortunatamente siamo riusciti ad andare avanti in maniera, direi, ottimale. Grazie dottoressa. Valentina, per sostenere la Onlus, un battito di ali, qualche informazione in più? Siamo in chiusura. Cinque per mille, che non costa assolutamente niente a nessuno, basta semplicemente inserire il codice fiscale della nostra associazione, che trovate sul sito www.unbattitodiali e potete consultare anche le nostre pagine Facebook, Un Battito di Ali ODV, oppure Comitato Genitori Bambini Cardiopatici. Lì troverete tutte le indicazioni per sostenerci. Quale consiglio invece da dare alle famiglie che si trovano in un momento difficile, alle prese appunto con una cardiopatia, dottoressa Cannarozzo? Sì, sicuramente quella di spiegare ai bambini quello che sta succedendo. Quindi una cosa per noi fondamentale è rendere i bambini, diciamo, con un linguaggio adeguato alla loro età, consapevoli di tutto quello che sta succedendo. E poi ascoltare e attivare questo dialogo con i medici che sanno indicarci la strada da seguire e quindi quelle che possono essere le vere limitazioni per questi bambini e invece tutte le altre cose che questi bambini possono comunque fare e devono continuare a fare. Se le mie ospiti me lo consentono, io vorrei chiudere con Thomas per lanciare un messaggio di forza magari ai tuoi coetanei che si trovano ad affrontare un'esperienza difficile come quella che hai vissuto tu. Che cosa possiamo dire loro? Che cosa ti senti di dire oggi? Ma mi sento di dire di pensare sempre positivo quando ci si trova in una situazione del genere, tenere sempre il sorriso, che tanto essere tristi non cambia niente. Grande. Grazie, in bocca al lupo Thomas per tutto, davvero. Grazie a te, grazie alla tua mamma Valentina, nonché presidente di questa Onlus Un Battito di Ali. Ringrazio soprattutto la dottoressa Monica Baldoni per averci dedicato del tempo prezioso. Grazie, cardiologo del Centro Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita presso gli ospedali riuniti di Ancona, e ringrazio la dottoressa Annalisa Cannarozzo, psicologa Un Battito di Ali. Grazie a tutti, davvero.
Grazie. Arrivederci, grazie. Noi ci fermiamo, la puntata volge al termine, vi lasciamo con la nostra programmazione. Arrivederci.